State ascoltando SBS Italian. Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia. Buongiorno Alma. Buongiorno. Alma, parlavi di tuo padre che era un uomo abbastanza geloso, insomma, di te. Gelosissimo, Luisa. Aspetta. Gelosissimo. Ma che tipo di padre e madre sono stati i tuoi? Non so descriverli, guarda, ti dico che mi hanno adorata, perché figlia unica, puoi immaginare. Però io non ho mai avuto un bacio da mia madre, era una persona molto fredda e mio padre, se mi doveva dare uno scapaccione, me lo dava, anche dopo sposata. Mi ricordo, imparavo a guidare e ho voluto sorpassare una macchina mentre facevo lezione di guida e lui mi ha dato lo scappellotto perché a momenti facevo un incidente. Per dire, io da mio padre le ho prese e le ho prese bene. A quel tempo non c'era lo sguardo, cioè lui era così, però mi hanno dato di tutto, diciamo, mi hanno sempre aiutata in tutto. Infatti io poi ho lavorato, ma mia madre mi ha guardato le bambine, abbiamo comprato casa insieme, a un certo momento abbiamo visto, loro hanno quasi sempre vissuto con me quando ho comprato la prima casa, poi invece la seconda l'abbiamo comprata insieme. Perché gli piaceva questa casa enorme, no? Perché era una grandissima casa d'angolo con piscina, tennis court, eccetera. Ma loro erano due soli. Mia madre dice: cosa faccio io in quella casa? E allora io e mio marito, avevo solo una figlia allora, ho detto: beh, allora compriamola insieme e andiamo a stare insieme. Quindi praticamente i miei genitori hanno sempre vissuto con me. Poi dopo 16 anni ho avuto la seconda figlia. Alma, una volta in Australia non conoscevi la lingua, quindi hai lavorato, ma cosa hai fatto? Io appena arrivata per pochi mesi, perché come ti ho detto volevo subito fare soldi e tornare indietro al soldi per il viaggio, diciamo. Ho lavorato in un dry cleaner a Balmain, ma pochi mesi. Poi sono andata a lavorare alla fabbrica Osti, che faceva vestiti e biancheria intima. E lì sono diventata production manager, però la fabbrica dopo 12 anni si è trasferita all'estero e ha chiuso. E sono andata a lavorare alla Colotex, dove facevano le calze, all'Icard. Lì ho lavorato altri 12 anni e poi mi sono fatta male alla schiena sul lavoro, perché ero quality control e molte volte gli operai, quando sapevano che avevano fatto il lavoro male, lo nascondevano, lo mettevano sotto delle container. Io lo sapevo, ho alzato le container, ma mi sono rovinata la schiena. E poi di là sono andata dal dottor Tringali come sua receptionist, segretaria, e sono rimasta quasi 20 anni. Alma, hai fatto diversi lavori? Tre lavori in tutto. E come mai hai scelto di lavorare come segretaria dal dottor Tringali? Lui me l'ha chiesto veramente, perché io non lavoravo più, perché mio marito, io avevo 49 anni quando mio marito è morto e sono rimasta vedova e mio padre anche era morto pochi anni prima e quindi ero rimasta con questa enorme casa e con mia madre di 80 e più anni e della bambina piccola, perché la grande si era laureata e sposata, ma avevo la piccolina che ancora aveva 10-12 anni. E così io ero a casa e un giorno il dottor Tringali, eravamo amici di famiglia da tanto tempo, non ero solo suo paziente, mi ha telefonato e mi ha chiesto se volevo accettare. Come io questo lavoro non l'ho mai fatto, dice: non ti preoccupare, ti conosco, sei pochi giorni e sarai. Infatti abbiamo lavorato io e lui soli per tanti anni. Poi quando tutto si è, fino a che tutte le cose erano manuali, diciamo, poi quando hai cominciato a introdurre il computer, queste cose qui, io ho detto: no Rino, guarda, io lascio. Sua moglie non voleva assolutamente, allora lei è venuta e mi ha introdotto dei primi programmi del computer, eccetera.
ma ormai avevo 81 anni, Luisa, e ho detto: scusa, cosa vuoi, che lascio qui e vado al nursing home? Lasciami un po' di anni che li godo. E lui dice: ti pentirai, vedrai. Dico: no, no, non vedrai, io troverò cose da fare. E così ho lasciato, ma avevo 81 anni quando ho lasciato il lavoro. Alma, hai lavorato fino a tardi, ma senti, durante questo lavoro nel centro medico ci sono state esperienze memorabili che hai vissuto svolgendo questo lavoro? Aneddoti, per esempio, di pazienti che venivano? Sì, sì, i pazienti mi adoravano tutti, perché io avevo modo di fare con loro. Infatti quando ho lasciato, quando mi incontrano: signore, bellissimo lì, ma non è più quando, come quando c'era lei. E Rino mi lasciava fare tutto, io avevo le chiavi, andavo, venivo anche il weekend, le dice: è casa tua, fai quel che vuoi. Dico: Rino, sai, voglio cambiare questo. Fai quel che vuoi. Quindi io mi sentivo a mio agio, ecco, non sentivo che avevo un boss, facevo quel che volevo. E con i pazienti si sa, quando hai a fare col pubblico, c'è quello che a volte fa le bizze senza ragione, diciamo. Ma io sapevo calmarli, sapevo come prenderli, e avevo le mie maniere e mi andava bene. Andavo bene sia. Poi la maggioranza dei pazienti erano italiani lì, e quindi quando sono venuta in Australia ho avuto un po' di difficoltà con i dialetti, perché il dialetto siciliano, per esempio calabrese, non lo conoscevo per niente. Invece poi è diventata, diciamo, la mia seconda lingua. Quindi andava bene, li capivo tutti, anche se mi parlavano in dialetto, andava bene. Quindi non grandi esperienze, Dio mio, veniva gente, sai, questi che volevano le droghe e queste cose qui, qualche volta sbattevano le porte perché Rino non le dava, e allora, ma non è che erano grandi cose, cose normali di tutti i giorni. Alma, tu hai detto che lavoravi per mettere da parte abbastanza per andare in Italia, ma ci sono delle cose per cui hai speso soldi che poi hai sentito come un totale spreco di fondi? No, ti dico perché dopo, quando ho conosciuto mio marito, cioè quando ci siamo fidanzati e subito sposati, perché come ti ho già detto, mio padre era molto geloso. Mio marito viveva bed and breakfast a Norton Street, e noi vivevamo vicino alla chiesa dei Cappuccini. Allora, però lui mangiava con noi, stava con noi la sera dopo il lavoro, e poi andava in quella casa lì a dormire, diciamo, viveva lì. E una sera io dovevo uscire, il sabato sera, non avevamo macchina naturalmente, dovevo uscire con mia madre e mio padre. Andavamo a passeggiare a Annandale, Johnson Street, io e mio marito davanti, mio padre e mia madre di dietro. Se noi parlavamo di qualcosa, sentivi mio padre che prendeva parte alla conversazione, perché stava lì a sentire cosa parlavamo e cosa dicevamo. A Balmain Road c'era uno stadio, che c'era la lotta libera, e tutti i sabati andavo con mio padre e mio marito, non ci lasciavano uscire soli. Una volta siamo andati al cinema a Annandale, e mi ricordo proiettavano Guerra e Pace. Siamo usciti dal cinema, mio padre passeggiava sul footpath davanti, sul marciapiede, e quando siamo arrivati a casa mia madre era in balcone che ci aspettavano. Allora mio marito disse: guarda, si vede che non è una vita possibile questa. Avevamo gli holiday di Natale, e così ci siamo sposati. E ci siamo sposati il 2 gennaio. Adesso, ritornando alla parte finanziaria, mio marito era ragioniere. Ma siccome lui aveva avuto un episodio, diciamo, nella sua vita, suo padre era un direttore di fabbrica a Milano, ma vivevano a Napoli. E suo padre è morto quando lui aveva 3 anni. Allora sua madre, avevano l'autista, avevano la cameriera, la sua madre, sai, i capelli con queste piume, i manicotti di pelliccia, si è dovuto levare tutto e ha trasformato il loro appartamento in una pensione, e quindi dovevano lavare lenzuola a mano, e la cameriera, l'autista che avevano, sono rimaste lì ad aiutarla, diciamo, lavoravano non più per servire lei, ma per servire gli ospiti della pensione. Allora mio marito, avendo avuto questo esempio di sua madre,
lui diceva che non voleva che succedesse a me questa cosa. E ogni sera tirava fuori il libro e faceva i conti. Quindi io non ho avuto, ho dovuto sempre risparmiare. Pensa, la prima casa l'abbiamo pagata in 3 anni, quando tutti compravano la casa per pagarla in 25 anni. Perché lui diceva, se invece di $5 diamo $10, risparmiamo $1 di interesse, invece di 9 mesi paghiamo in 8 mesi. Era una cosa terribile, Luisa. Io ho vissuto da pensionata dal giorno che mi sono sposata a fare il conto su, allora c'erano le lire, le sterline, a fare il conto sullo scellino, sul penny e sulla la cosa. E poi invece, però, con lui non ho vissuto molto, cioè non mi mancava niente, ho avuto belle case, non mi mancava niente, però non grandi vacanze, non grandi né crociere né... Sono tornata in Italia dopo 23 anni, pensa, e sono tornata perché mio padre stava male, era malato di cuore, sapeva che prima o poi se ne sarebbe andato, e lui disse voglio andare a vedere i miei fratelli, e io l'ho accompagnato, non sono andata neppure con mio marito, io ho accompagnato mio padre e mia madre in Italia. Quindi ho sempre vissuto una vita casalinga, ecco, però i soldi si accumulavano, perché naturalmente lavoravamo, e tutte e due abbiamo sempre lavorato, e non si spendeva, non si facevano spese superflue. Quindi... Poi invece dopo che è morto lui, naturalmente quello che lui prevedeva, perché io gli dicevo, Jerry, ma guarda, quelli là sono andati in Queensland, quelli vanno in holiday, sai, gli amici, no? Sono andati a Melbourne, vanno in Italia, vanno alla neve. E lui diceva, non ti preoccupare, quando saremo pensionati, loro vivranno con la pensione e tu vivrai, avrai le pellicce, avrai i gioielli, potrai viaggiare, potrai fare quello che vuoi. E ha avuto ragione, è successo. Infatti, dopo che lui è morto, io sono stata abbastanza comfort finanziariamente, insomma, ecco. Ho vissuto, però grazie a mia figlia, perché mia figlia ha viaggiato molto e io mi sono con lei, mi sono accompagnata a lei e ho girato. Ti sei accodata? Ecco, mi sono accodata, giusto. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.